Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo il mio carissimo amico Luca che è qui per truccarmi. Avanti, ritornano. Oggi faremo un look realizzato appunto da Luca su di me per vedere che cosa uscirà. Io sono curiosissima, non vedo l'ora. Io farei una piccola premessa, nel senso che io non sono mua, non ho studiato, non faccio il mua di professione, però avevo un po' di curiosità nel truccare la nostra Giulia, un po' anche come piace a me realizzare i look. E penso che, cioè, sia una cosa figa vedere anche la nostra mapellona in una veste un po' vampy, un po' diversa, diciamo. Esatto, ci sta. Dai, sono contenta, voglio proprio vedere che cosa farai e quali prodotti andrai a utilizzare. Bene, quindi vi lasciamo. Direi di cominciare. Mi raccomando, mettete like a questo video se vi è piaciuta l'idea. Assolutamente sì. E buonanotte, suonatori. No, è uscito anche un video sul canale di Luca in cui reagiamo alle beauty novità del momento. Commenteremo un po' tutte le beauty novità e quindi... Visto che adesso ce ne sono tantissime, tra l'altro sono uscite tutte insieme. Siamo molto pieni in realtà. Quindi direi che è il caso di andare a commentarle insieme. Vi lascerò il link qui sotto nell'info box. Thank you. Cominciamo. Via! Sei pronta? Sì! Allora, io nella mia vita ho truccato due persone, quindi non vi aspettate nulla. Ma da sì, me. Dai, non penso che partiranno prevenuti. Ok, il Luigi e uno spazzola ragno. Cos'è uno spazzola ragno? un pennello piatto. Uno spazzola ragno. Una spazzola ragno. Posso farlo vedere? Certo. Guardate cosa mi ha portato Luca. È bellissimo. Io Babbo Nachele. Dai, è stupendo. Ho solo una di due perché l'altra lo metterò sempre. Non mi viene neanche a cosa. Vabbè. L'altro giorno ho fatto tipo una sessione di make up per una cosa che poi e ci hanno dato questo kit di forcine per tenere i capelli. Io ovviamente ho tre peli, l'altra si è persa, non vabbè, lo so. Io mi accontento anche solo di una, sono già contentissima così. Allora, inizio preparando la palpebra mapellona, anzi Silvana oggi. La nostra Silvana è qui, bareface. Inizio preparando la palpebra con il mio primer P. Louise nella colorazione 02. Adesso raga, assisterete a 40 minuti di occhio di Giulia che trema. No, 40 minuti di relax per me. Ovviamente questa non vuole essere una masterclass né altro, solamente pittiamo la nostra amica. Sì, cioè sarà una masterclass per me. Dimmi se ti faccio male. No, okay. Devo solo mantenere il controllo sulla palpebra. Nuovo muscolo involontario la palpebra. Sì, perché l'altra volta mi ha truccato, però così proprio per divertimento tra di noi. E c'era la palpebra che faceva tutto. Sì raga, era tipo truccare in nave. Belli, iniziamo il trucco senza palette. Bravi. Con l'occasione volevo far vedere anche i pennelli di P. Luigi alla nostra amica Giulia, che dovrà accattare a fine video secondo me, perché sono molto fighi. Vado con la palette di Jaclyn Hill per Morphe. Tra l'altro sul sito di Morphe hanno un po' di sconti in essere. Hai visto che ci sono quelle al 50%? Guarda che la vendevano a 10€ questa. Ho visto. Questa palette è bellissima raga. E vado a prendere questo colore qua con un pennellino piccino. È una vita che non uso questa palette. Io la adoro, è la mia preferita. A me piace tantissimo. Però preferisco la 1 perché ha più i miei toni. Ok, semplicemente ho picchiettato il colore. E buona, adesso scarico l'ombretto sul pennello. Guardate quanto è scrivente ancora. Lo scarico tutto e con il pennello praticamente solo con un'idea di colore vado a... Solo un ricordo, del colore che fu. Un'epifania di colore, vado leggermente a sfumarlo così poi mi sarà più comodo applicare il colore dopo. Mi tampono un po' verso l'esterno. Poi io vado abbastanza ampio, ma dopo queste zone per dire le pulirò già perché... Mi piace un botto comunque come riempi il colore. Ok, direi molto buono. Hai visto comunque il pennellino preciso, sfuma tutto bene, sì, ok? Sì, ho capito, lo compro. Okay. Ok, adesso prendo la Carnevalata. Bello. Questa è la Carnival 3 per BBB. E prendo questo colore qua che si chiama Bear, che è un nude. E vado a portare in fuori... La sfumatura che ho fatto. Quindi inizio appoggiando il colore dove ho sfumato lo scuro. Riprendo un attimino il pennello di prima con il colore di prima e vado a ricalcare un po' del borgogna. Vinaccia direi, in modo tale da non perderlo. Io mi sto rilassando tantissimo. Beata te.
io sono agitato. No. È un pressure test. Ma va. Adesso, siccome sto facendo semplicemente la struttura con i due colori, vi faccio vedere come io farei un look, poi ovviamente off camera facciamo l'altro, bla bla bla. Adesso non lo faccio, però ve lo anticipo. Questa porzione qua di colore che sfuma nella pelle, ovviamente non lo posso fare sfumare nel bronzer perché il bronzer è marrone. Quindi poi prenderò una cipria colorata. Solitamente utilizzo questa qua di Charlotte, bella bucata, anche la mia bucata, e vado un po' ad ammorbidire la sfumatura. Però tendenzialmente rimarrei così ora. Adesso porto un po' più avanti lo scuro. Comunque scusate se guardo lo schermo, ma voglio vedere che cosa fa. Quale forma ti sconfinferà di più? L'elo. Ok, quindi adesso vuoi che ti riempio qui? Sì, dai, perché io sono curiosa. E io porto lo shimmer in sì, su. Sì, perché okay. Voglio vedere come lo fai su di me. Sì, questo, io faccio spesso questi look quando voglio fare una cosa comunque bella glam ma tirata. Decido di prendere un pennello più piccolo rispetto a quello di prima, perché personalmente la cosa che trovo un po' difficile e non mi piace nell'eyelo è cercare di rimanere piccolini qua per non andare troppo su questa zona qua. Io, per dire, ci vado spesso perché mi piace poi collegare l'ombretto col bronzer, però secondo me la testa bene lì. Quindi prendo questo pennello piccolo di neve e concentro il pigmento qui. Stesso processo di prima, scarico e sfumo. Piazzato il colore qui, poi sicuramente ci ripasserò un attimo. Riprendo uguale quello di prima della Carnival e sfumo. Guardati, dimmi se c'è qualcosa che non va, che non ti piace. Ma stai scherzando? Beh, è bellissimo. Andiamo con la ganache, che è il nostro NYX Glitter Primer. Questo qua io lo adoro perché dà un boost assurdo agli ombretti. Lo uso sempre tantissimo anche su di me, cioè sempre in realtà. Prendo un pennello piatto sempre del set Trippi Luigi. E questo qua mi fa da base per qualsiasi tipo di ombretto. Allora, glitter primer, io tendenzialmente, guarda giù, non lo faccio, cioè, non lo faccio asciugare tantissimo. E lo vado a spiaccicare qua. Ed essendo che voglio salire qui, ups, in questo spazio qua, non glielo metto là perché semplicemente vado con l'eccesso che ho io sul dito e basta. Ok, concentro la maggior parte del prodotto al centro. E poi quando il pennello è un po' scarico, un po' ai lati, perché era un po' di transizione. Mettiamo Play Hard, questo qua della Secret di Nabla. Caspita. E a me questi, wow, questi contrasti fanno impazzire, perché ha del verde che fondamentalmente cosa c'entra, però adoro. Ci sta proprio. Girati un po', fai vedere un po'. Wow, no, adoro. E salgo un po', andando verso l'esterno. Avendo questo ombretto una multiriflettenza, qua lo vedete al pieno, poi si gira ed è molto wet, molto dinamico. Adesso faccio crack. Da nulla. Ti piace? Bellissimo, no, ci sta proprio preciso. Ora, per creare transizione, guardi l'orologio, sei occupata? No, stavo guardando di me. Per creare transizione tra Play Hard e l'opaco, vado ad utilizzare questo shimmer qua della Love della Denona, che è un po' la stessa tonalità opaca, però glitterina, insomma, un po' così. Ultima botta al pentolone e risfumo l'opaco borgogna nello shimmer di Denona. Questo, essendo, come vi ho detto, un ombretto super bagnato, guardate poi, chiudi l'occhio, come cambia. Adoro, io adoro questi ombretti qua. Mi piace tantissimo questo trucco. Meno male. Che bello fare questi video comunque. Non fai niente. Adesso vado con la cipria, vado già subito perché mi dà fastidio l'inizio. Non ce la fa. No, prendo un pennello molto fluffy e morbido, così non avrò la concentrazione. Sbatto mezzo a questa farinacea
e vado qui piano piano. Prendo il pennello proprio alla fine, così sarò super delicato. E glielo sfumo. La cipria, raga, è top per fare le sfumature nella pelle, perché fa tutto lei praticamente. Ok, facciamo l'altro occhio e poi la base. Eccoci amici, tornati con la nostra vampiressa. Adesso passiamo alla base. Abbiate pietà nei commenti, raga, come sapete non sono muovlorola. Però fateci assolutamente sapere cosa ne pensate mentre io mi sto pulizzando la mano. Il bello è che abbiamo detto non usiamo tipo il magenta così, perché poi macchia. Ci stavo pensando prima in bagno, ho detto stasera. Vabbè. Comunque, adesso metto come primer il nostro amatissimo Pore Minimizing di Smashbox. Io di solito i primer li tampono senza tirarli, idem il fondo, almeno salvo quelli idratanti. Idem il fondo sopra, perché sennò se tiro il fondo, tiro via anche il primer. Come prodotto base usiamo lo Skin Realist di Nabla, che se guardate per caso qualche mio video sapete benissimo che lo adoro. Ed è la prima volta per la nostra Julie che proverà lo Skin Realist. Vediamo finalmente, ne ho sentito parlare un sacco, quindi sono curiosa di vedere come sarà. E prendo un po' col pennello, che Peku mi ha fatto una buona scuola, e vado tamponando. Questo qua ha un effetto subito rimpolpante, luminoso. Dovrebbe essere il 2, vero? 2. Ok, perfetto. Comunque per me puoi venire tutti i giorni a truccarmi. Sì, sì, certo. Tra l'altro il pennello che sto usando è di Sephora, lo 06, che è bellissimo. Cioè, super multitasking come pennello, ci fai un sacco di cose. Anche a me piace tanto. È buonissimo. Questo. Poi ha proprio le setole giuste. È morbidino. No, bello, bello, bello. Ora come correttore vado ad utilizzare questo qua di Dior Forever Skin Corrector, tonalità 2N, che è stupendo. Io lo amo questo coso. Infatti me ne avevi parlato un sacco bene. Sì, è buonissimo. Sono proprio curiosa di vedere l'applicazione. E lo stendo con un pennello di Nabla da Set Aquamarine, guarda su. Ma che bello. Molto. È proprio come texture forse uno dei miei prefe. Sì, comunque i prodotti di Dior sono super costosi, però sono belli. Cioè la maggior parte veramente sono proprio belli. Per scolpire barra scaldare usiamo il Tantor di Huda nella colorazione light. E lo metto con questo pennellaccio di Rare Beauty. Ecco, una cosa, voglio proprio vedere come mi fai il contour. Sì, è sempre la parte più interessante, diciamo. Perché ti cambia tutta la faccia. Esatto. Quindi vedere anche come lo farebbe qualcun altro su di te, perché chiaramente tu sì, ti vedi tutti i giorni, ma non da prospettive diverse. Brava, è proprio quello che e quindi vedere come lo farebbe qualcun altro. Ovviamente il look è un po' strong, quindi la base è luminosa, ma voglio che ci siano i volumi belli pesi. Quindi te l'ho piazzato là e vado leggermente qui a smorzare un po' lo stacco che non mi piace, e anche un pelo qua con il pennello con cui ho messo lo Skin Realist, giusto per non avere la chiazzona. Super. Guarda interessante. Quanto sei alta. Super interessante. Cioè, tu che comunque hai il viso bello asciutto con i volumi, io farei sempre così. Ok, io lo metto, decido che angolazione dare, e poi col pennello del correttore un pelo scarico vado a sfumare, così mi lascio tipo l'intensità di aver piazzato il prodotto lì, e poi vado a smorzare i bordi con quello di base. E blush andiamo ad utilizzare questi qua nuovi di Natasha Denona. Vado a mischiare queste due tonalità, che non capisco quale siano. Comunque quello più albicocca bruciato, e questo più pink. E metto a fianco
l'albicocca. Che è, cioè, tipo il mio colore. Sì, è stupendo. È troppo bello. Col pennello vado a mischiarli. E comunque questi blush qua sono veramente delicati. Cioè sono proprio super super leggeri e hanno questo finish acquosino glass con non tantissimo pigmento. Comunque vedi che non è mega strong. Come powder vado ad utilizzare questa qua di Huda in polvere libera. Che colore usi tu? Perché mi fa allergia. Ah no! Cioè mi fa... No vabbè, ma mi escono solo... No, fallo davvero! Usiamo la meravigliosa cipria di Too Faced. A prelevarla così. E questa leviga pure i peccati. Qualsiasi cosa accada nella vostra vita, comprate questo per togliere la polverosità. Close your eyes. Ed è ritornata fissata ma tridimensionale. Giulia è tornata fra i vivi. Ora! Allora, adesso vado con questa qua di NARS, che è nuova. Non so se quando vedranno il video sarà già uscita sul sito perché mancava. Comunque una palette viso di blush. Saranno su Cult Beauty. Cult Beauty. Palette viso di blush, illuminanti, eccetera. Utilizzo questa per le polveri. Con il pennello di Charlotte Tilbury prendere questa tonalità, ok, che è da bronzing, già molto pigmentata, e andare semplicemente a accarezzare verso l'alto l'incarnato. Così. Comunque è diversissimo quando ti trucca qualcun altro. È proprio diverso. Cosa, che sensazione senti? Perché sento il modo diverso in cui utilizzi i pennelli, la pressione che fai e anche come piazza il prodotto. È proprio, cioè è sempre la tua faccia ma risulta completamente diverso. Prendo Montezuma, che è il più bello, che è l'aranciato. Sono delle polveri molto belle perché come vedete anche dal pan la base colore non è prepotentemente arrogante. Cioè quando vi girate... c'è la pelle, non c'è la chiazza di colore. Sì, sì. E vado così. Un po' a fare tipo una specie di C con l'ombretto. Anche se servirebbe un blush più rosato, ma non ce ne frega niente. Bello, comunque bello. Non è peso, vedi? No, no, però cioè, è non è la chiazza. Però terminoso. Se ti giri, sì, c'è il colore. Oh. No, questo Montezuma è stupendo. Bello, bello. Come illuminante vado a mettere Holy Chic. No. Ah no, tu hai Bijou. Bijou. Di Viv. Ottimo, perché è la tonalità che volevo. Io quella più scura. E mi piace così. Ci piace. Che sembra che hai proprio l'osso, la guancia sporgente. Per le sopracciglia andiamo ad utilizzare questo prodotto qua, che è il Brow Freeze di Anastasia, che a me piace tantissimo. Cioè lo prendevo, lo metto sulla mano e lo spargo su tutta la lunghezza dello scovolino. Chiederei la... Lift and Snatch di NYX. Lei mi odia perché le sto chiedendo tutte robe che ha via. No! Questa è la migliore brow pen della vita di momento. Sempre. Sai che è quasi scarica, devo andare a comprarne un'altra. Domani. Cosa magari usi? No, espresso? Espresso. Io cioè, uso Ash Brown. No, su di me espresso è proprio preciso. È proprio il mio sopracciglio. Le riempite proprio un botto. Cioè, sì, sì, è il tuo. Queste sono proprio le mie. Sì, sì, sì. Trasferite su di me, sì, copia e incolla. Le mie brows sulle tue, sì. Ok, per le labbra vado a fare una combo. Quindi inizio a usare Rainy Days di Neve per fare l'esterno. Non temete, ora mettiamo il Cream Glow di Huda Beauty nella colorazione Buttercup. Questo qui è il look completamente finito. Dimmi. Sei stato bravissimo. Grazie.
Grazie. Dimmi come ti vedi, come ti sembri. Molto soddisfatta del risultato. Ci sono alcune cosine che io faccio in modo completamente diverso. Tipo le sopracciglia, quindi è una cosa che non sono abituata a vederle così tanto scure. E le labbra non le faccio mai così. No, allora, quindi devo dire che il colore su di me, quella matita, non è così fredda. No, esatto. È un po' più brandy, un po' più calda. Quindi nella mia testa sarebbe risultata così e stava meglio nella sì, mia testa. Sì, vabbè, però comunque secondo me con l'abbinamento non col è malvagio, trucco, ci sta. Però mi piace molto la combo col rossetto lucido. E secondo me sei benissimo così, girati un po' di tre quarti. Sì. Cioè, mi piace anche molto. Guarda come, cioè, scolpito, a me piace, esatto, molto come stai con queste polveri. Mi piace polveri. Un sacco l'illuminante come l'hai piazzato. Bene. E a voi piace? E a voi piace? Fateci sapere un po' cosa ne pensate, mi raccomando, sempre con modi adeguati. Vabbè, palesemente, perché vogliamo che Luca torni spesso a truccarmi, a fare look molto più, stile diverso e ci sta. Secondo infatti, me stai benissimo. Ridendo e scherzando, diciamo che praticamente ha preso la sua faccia e me l'ha stampata. Sì, raga, le sopracciglia io le faccio proprio uguali così, l'ombretto così, cioè un sacco. Direi che possiamo andare a pranzare. Direi che possiamo andare a pranzare perché anni. Sì, forse è un paio d'ore ci abbiamo messo, quindi noi andiamo a mangiare e mi raccomando, se ancora non avete visto il video di Luca, andate a guardarlo assolutamente e spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!